Signor Negretti, buongiorno. Officina Panerai ha da sempre un fortissimo legame con il mare. Ci potrebbe raccontare l'origine di questa relazione? Beh, i rapporti tra le Officine Panerai e il mare, più precisamente con la Marina Militare Italiana, risalgono ai primi anni del secolo scorso, probabilmente intorno al 1910. La Panerai fornì molti strumenti alla Marina Militare e nel 1936 fornì anche un orologio speciale, orologio che vinse tutti i test perché la Marina Militare ne provò diversi altri. Ed era un orologio che possiamo considerare il primo modello subacqueo professionale, in quanto oltre alla tenuta stagna univa un'altra caratteristica fondamentale, la luminosità, cioè la possibilità di leggere il quadrante anche in condizioni di luce pessime, come potevano essere i fondali melmosi dei porti, perché questo orologio nacque come segreto militare e doveva dotare gli incursori subacquei italiani. Gli si richiedevano robustezza e affidabilità, perché quando si compivano le missioni, i tempi di coordinamento delle varie azioni erano indispensabili. Il radiomir del 1936 è la pietra miliare da cui tutto è nato, ma negli anni successivi gli orologi Panerai si sono trasformati gradualmente per rispondere sempre meglio alle esigenze degli incursori della Marina Militare. Quali sono per lei le tappe fondamentali di questa storia? L'orologio ebbe tutta una serie di sviluppi. Intorno al 1940 vennero cambiate le anse, cioè quel dispositivo che permette di unire il cinturino di pelle alla cassa dell'orologio. Le anse della prima serie erano una specie di filo di ferro saldato alla cassa. Si poteva strappare questo filo di ferro. Allora, per evitarlo, le anse diventarono massicce, cioè ricavate direttamente dallo stesso blocco d'acciaio da cui si ricavava la cassa. Poi vi è il quadrante a sandwich. Sempre nella prima serie gli indici venivano ripassati con la vernice a radiomir. Invece con il quadrante a sandwich la luminosità aumentava ancora di più, perché era una specie di scatolino che conteneva molta più vernice a radiomir. Maggiore sostanza, maggiore luminosità. L'altra grande modifica riguarda poi l'adozione di una nuova sostanza luminescente, non più a base di radio ma a base prevalentemente di trizio, che venne chiamata Luminor e anch'essa brevettata insieme a tutta una serie di strumenti che dal Luminor presero nome. Questa nuova sostanza fu anche accompagnata da un nuovo dispositivo di impermeabilizzazione della cassa, non più con la corona vite che si poteva danneggiare o, se chiusa male, poteva permettere all'acqua di infiltrarsi nell'orologio, ma una chiusura a pressione, a tenuta stagna, come il boccaporto di un sottomarino, per intenderci. Un ponte a leva che, una volta chiusa, serrava con forza la corona di carica contro il blocco della cassa e impediva l'ingresso dell'acqua. Successivamente, ma siamo sempre negli anni del ponte a leva, venne anche impiegato un movimento diverso da quello solito, un movimento che aveva 8 giorni di riserva di carica. Questo riduceva ulteriormente le operazioni di carica dell'orologio e quindi riduceva ulteriormente le possibilità di infiltrazioni d'acqua all'interno dell'orologio stesso. Quali altre innovazioni di prodotto si sono susseguite nel legame tra Panerai e il mondo del mare? Sempre negli anni 50 venne realizzato un super orologio subacqueo. Venne realizzato su richiesta della Marina Militare Egiziana e il modello perciò prese nome di Egiziano. Aveva una cassa di dimensioni poderose, 60 mm. Il dispositivo a leva per assicurare l'impermeabilizzazione. Il calibro a 8 giorni di carica oppure normale a scelta, perché venne fatto in 2-3 versioni questo modello, e soprattutto aveva la ghiera ruotante con i punti di riferimento. Questo serviva come memo nelle operazioni subacquee. La ghiera rotante con i numeri di riferimento è un elemento che diventa obbligatorio per definire un orologio subacqueo professionale soltanto molti anni più tardi, quando furono stabilite le norme internazionali. C'è da dire che dal 1936 a oggi
Gli orologi Panerai sono sempre rimasti molto fedeli a se stessi. Se confrontiamo il prototipo del 36 agli orologi di produzione attuale, noi vediamo che si tratta sempre dello stesso modello che ha subito solo piccole modifiche. E questa fedeltà all'origine è un elemento molto importante per gli appassionati, per i collezionisti. È anche un elemento romantico perché ci fa vedere un orologio che ha vissuto momenti a volte eroici.